Eccoci qua, un piccolo pensiero che vi regalo anche in questo giorno, perché ci sia di compagnia durante tutto l'arco della giornata. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. Così si esprime l'Apostolo Paolo nella prima lettura di oggi. Così scrive Paolo ai Filippesi mentre si trova a Roma, con le catene ai polsi e ai piedi, quindi prigioniero. Ma perché scrive così? Perché usa queste parole? Perché esorta i Filippesi ad avere un cuore mite e umile come quello del Signore? Beh, Paolo usa queste parole perché nella comunità cristiana di Filippi in Grecia vi erano delle discordie, delle divisioni, dei litigi, delle incomprensioni, dei veleni. Al suo interno circolavano infatti sentimenti diabolici come la superbia, l'orgoglio, la gelosia, l'invidia, la vanità, la vanagloria. Tutti sentimenti che sono caratteristici del maligno, del principe di questo mondo, di colui che è il nemico numero uno di Dio e dell'uomo. Paolo condanna con fermezza questi sentimenti diabolici. Li condanna e, celebrando la kenosis, cioè la spoliazione, lo svuotamento, l'abbassamento di Gesù nella carne e ancor di più nella morte di croce, li sprona ad essere un pochino più umili. Li esorta ad avere umiltà, un invito che vale anche per ciascuno di noi, un invito che oggi vale anche per ognuno di noi. Ma che cos'è l'umiltà? Che cosa sta ad indicare questa parola oggi spesso dimenticata, trascurata? Anzitutto, umiltà significa rinunciare a voler essere grandi e importanti agli occhi delle genti. Significa rifuggire per quanto possibile gli applausi, le gratificazioni, i riconoscimenti pubblici e solenni, che spesso sono falsi. Significa preferire alle chiacchiere, ai pettegolezzi, il silenzio, la discrezione, la riservatezza, il nascondimento, il non apparire. Insomma, umiltà significa morire ogni giorno a se stessi, far morire un po' tutti i giorni il nostro ego, che fin dalla colpa del primo uomo, cioè fin dal peccato di Adamo, vuole sempre emergere in alto, per stare su un bel piedistallo. E di piedistalli, lo sappiamo, ne è piena la terra, di gente che se la tira, ahimè, ce n'è fin troppa, ce n'è troppa in giro. L'umiltà, allora, è qualcosa di importante. L'umiltà, in un certo senso, è il sale di tutte le virtù. Come il sale dà sapore ai cibi, così l'umiltà dà sapore a tutte le virtù. Dà sapore ai gesti, agli sguardi, alle azioni, alle parole. Cerchiamo dunque di essere dei discepoli umili e allo stesso tempo dolci, perché, come diceva San Giovanni Bosco, dolcezza ed umiltà sono le basi della santità. E la santità non è una vocazione che riguarda solo pochi eletti, frati, preti, suore, monaci, consacrati, ma è una vocazione che riguarda tutti quanti. È la vocazione di ogni uomo, di ogni donna, di ogni giovane, di ogni bimbo che viene alla luce. È anche la nostra vocazione. La santità è seguire il Signore, Lui che è il santo per eccellenza, il santo dei santi, il santo con la S maiuscola. Se lo seguiamo, se seguiamo il Signore, di sicuro diventeremo un pochino più umili. Quell'umiltà
di cui lui ne ha fatto la bandiera di tutta la sua vita, dall'incarnazione fino alla morte di croce. Pace e bene.